Ciao a tutti! Oggi prepareremo i viennesi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, latte intero, uova, aroma rum, lievito, vanillina, zucchero, strutto, farina manitoba, sale. Per la bagna, acqua, zucchero e aroma al rum. Per la crema, panna, latte intero, zucchero, vanillina, tuorli, amido di mais, aroma al rum e burro. E per spennellare, tuorlo d'uovo e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo momentaneamente in frigo la panna. Prepariamo l'impasto. Mettiamo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito e facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso lo strutto, le uova, la farina, il sale, la fiala di aroma di rum e la vanillina. E facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola infarinata, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepareremo la bagna. Mettiamo nel boccale l'acqua e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 4. Aggiungiamo l'aroma di rum . Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 2. La bagna è pronta, trasferiamola in una ciotola e teniamola da parte. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il latte e il burro. L'amido di mais, i tuorli, la vanillina e l'aroma di rum. La facciamo cuocere per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola intiepidire.
Adesso andremo a montare la panna. Abbiamo ripreso la panna dal congelatore, posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo la panna. La facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola nella ciotola con la crema. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. La crema è pronta, mettiamola da parte coprendola con pellicola trasparente a contatto. Abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso formeremo i panini da circa 80 g l'uno. Infariniamo leggermente un piano di lavoro, formiamo un salsicciotto. Andiamo a posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati tutti i panini, adesso li andremo a mettere in forno spento per almeno un'ora per lasciarli lievitare un altro po'. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i panini dal forno, adesso li spennelleremo con il tuorlo sbattuto con un po' di latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di tagliarli e farcirli con la crema. Una volta che i panini si sono raffreddati, effettueremo un taglio al centro del panino per il senso della lunghezza. Il taglio deve essere non troppo profondo. Adesso li andremo a bagnare con la bagna. Apriamo leggermente. Andiamo a prendere la crema. Abbiamo posizionato la crema nella sacca a poche, adesso farciremo i viennesi. Polverizziamo con zucchero a velo e servire. Viennesi. Grazie e alla prossima ricetta.